Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi posto su richiesta di un utente la decklist della Romage. Ora mi rivolgo all'utente che mi ha chiesto ciò. Allora, non è che non ti ho voluto rispondere nei commenti, è che non so perché YouTube non mi faceva rispondere così come ad altri utenti. E quindi non so che dire. Tuttavia ho accettato ovviamente la tua richiesta, spero che la decklist ti piaccia. E allora, cosa devo dire? Ho provato a giocare Lunfire Blossom con Yarrow Mage, ma sono sincero, mi hanno fatto proprio non mi sono piaciuti, per non dire altro. E a me personalmente non piacciono e li ho trovati un pochino lenti. E boh, giocato così mi è sembrato più stabile e migliore in un certo senso. Non penso che il mazzo abbia bisogno di tante spiegazioni, quindi procediamo con la lista. Allora, per i mostri abbiamo 3 Rosemary, 3 Jasmine e 3 Kananga per il reparto Romage. Poi come supporto ho inserito, come penso in tutte le liste Romage, 2 Cactus Bouncer e 2 Mirmello per searchare le carte trappola normale Hall. Per le spells abbiamo 3 Aroma Garden, 3 Pod, in quanto questo mazzo, almeno la versione che gioco io, fa pochissime special. Certo, non è che non le fa proprio, però ne fa pochissime. Poi 2 Magic Planter ovviamente, una Terraforming per aiutarci a searchare appunto la Roma Garden e ci fa comodo, e poi gioco un Intruglio dell'Anziano, mi sembra si chiama in italiano. Allora, riguardo questa carta vi dico una cosa, in che senso che guardate anche le trappole, gioco anche una copia di queste. Allora, io mi sono trovato benissimo con una e una di quelle. Poi se non vi piace la trappola mettete un altro Intruglio dell'Anziano, o viceversa mettete 2 della trappolina, che è veramente devastante ragazzi. Cioè, se vi picchi un mostro ciccione voi gainate tanti e tanti LP. Poi non lo so, se non vi piace giocare con 2 carte simili, volete giocare soltanto un Intruglio dell'Anziano o l'altro, insomma come volete voi, magari mettete la seconda di queste. Per il reparto trappole, che rende il mazzo una specie di antimeta, mettiamola su questi termini, abbiamo 3 venti umidi che sono un sercino in un certo senso, paghiamo 1000, diamo un mostro a Romage. E poi se nel caso avessimo life points minori all'oppo, se non erro sì, possiamo guadagnare 500, insomma attivare gli effetti dei nostri cari mostri a Romage. Poi 3 Fiendish, 3 Rosatturn, che inizialmente giocava a 2 ma alla fine ho deciso di portare a 3 giocando questa versione. Poi vabbè, io sono il classico sfigato che contro Clifford la va a pescare appunto in 3 copie, doppia Mirror Force, mono copia di venti umidi, che come vi ho già detto, se non vi piace giocare 2 carte del genere, cioè di questo genere, e volete giocare soltanto una, giocate la seconda di queste perché non è tanto brutta. Poi vabbè, Rain Shield. Poi per il reparto Hall gioco Void Trap Hall, poi la Trap Tricks qua Nightmare e Bottomless, e non voglio dirle in italiano perché sembrano avere significati sconci, e Vanity Emptiness, e infine Macrocosmo che rompe coglioni a tanti e tanti mazzi. L'extra ragazzi non penso di mostrarvelo perché giocherete poco con l'extra, tuttavia vabbè, facciamo una ripresa veloce. Non dico proprio che non ho calato proprio mai nulla, però diciamo che sono andato a evocare proprio i classici Exciton per esempio per fare Piazza Pulita, Dweller, poi proprio i due proprio che ho evocato, ora che ci penso, sono stati 101, Exciton, Castel, che dov'è? Qui, e la nuova Trap Tricks qui. Ok ragazzi, mi auguro che la decklist vi piaccia. L'unica pecca, cioè in un certo senso, che poi vabbè abbiamo i venti umidi, no i venti umidi, questi qua come si chiamano, i Dyed Winds, e il Raigeki, che vabbè testandolo mi sono trovato in situazioni in cui mi serviva, tuttavia sono riuscito a uscirne con Mirror forse Dyed Winds, e vabbè insomma può anche non starci. Quindi, che vi devo dire? Mi sto attrezzando per andare appunto a Roma per trasferirmi definitivamente. Sto cercando quindi anche qualcosina per creare una piccola postazione da video, perché sarà più difficile ora. E boh ragazzi, in prossimi video vedremo cosa fare.
E niente, scrivetemi sotto nei commenti un parere sulla lista, se vi è piaciuto o meno. Lasciatemi un piace, eh sì, il mu piace, ormai è famoso sto mu piace, lo chiameremo sempre così, il mu piace. E boh, iscrivetevi al canale, seguitemi sulla fanpage di Facebook perché, per seguire insomma tutte le news del canale, poi mi farebbe veramente piacere. E non so cos'altro dirvi, quindi mettete mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento e arrivederci al prossimo video.